Mister, buongiorno. Paolo Pini, La Nazione. Buongiorno. Buongiorno. Domani, gran derby per noi, per lei forse, non lo so, ma la città lo sente in maniera particolare questa partita, anche se poi è una partita sempre come le altre. Comunque affrontiamo il Livorno, quarta sforza del campione del girone. A noi purtroppo ci manca, diciamo, un buon giocatore che in questa partita sarebbe stato, penso, determinante, giustamente squalificato. In settimana abbiamo assistito a diverse o a tutti gli allenamenti. Cosa ci dice? Cambia modulo, qualcosina sulla squadra? I ragazzi stanno bene innanzitutto? Sono tutti a disposizione? Allora, intanto buongiorno a tutti. Allora, per quanto riguarda, partiamo con la prima domanda, al derby, penso che ci sia poco da dire. Adesso, derby, partita importantissima, due squadre importanti, con storia, con molta, 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 molta storia. Una partita importante per tutte e due le squadre. Loro sicuramente vogliono agganciare il primo posto, noi, come ho detto tante volte, dobbiamo iniziare a trovare un'anima, dobbiamo iniziare a capire qual è il nostro cammino. Noi dobbiamo pensare veramente di parlare poco e correre di più e iniziare a avere un po' il cuore in mano. Ecco, questo è quello che chiedo ai ragazzi domani, perché è una partita veramente delicata e importante per, come hai detto tu, per tante cose, non solo per la storia, ma soprattutto per la classifica in questo momento. I ragazzi sono a disposizione, si sono messi a disposizione tutta la settimana. È normale che poi, tanto siamo qua a parlare di settimana, cambi moduli, giocatori, ma alla fine conta la prestazione, conta il risultato. Come ho detto prima, cerchiamo di lavorare, abbassare il testone e pensare veramente a correre e trovare questa identità. Domande? Sì, Giancarlo Mandarini, maremaoggi.net. Mister, lei domenica, durante la sua intervista post partita, aveva parlato che non gli erano piaciuti certi atteggiamenti, nervosismi, certi. Ecco, ne avete parlato negli spogliatoi, vi siete chiariti? Sì, certo, sicuramente era una partita delicata perché c'erano parecchi ex, sia da una parte che dall'altra. È normale che ci siano questi momenti di nervosismo. Spero veramente di averli visti tutti in una partita sola, concentrati tutti in quella partita lì. Come ho detto prima, dobbiamo iniziare a lasciar stare tutto quello che concerne il no calcio, cioè queste risette, queste robe qua, che a noi non ci aiutano, ci fanno solo sprecare un sacco di energie mentali e fisiche, e invece dobbiamo pensare più a correre e stare bene in campo. Questa roba qua ci ha fatto giocare 21 minuti il secondo tempo, perché poi alla fine siamo andati dietro a quello che non aspettavano loro. E però dobbiamo continuare a trovare questa identità da squadra che si deve salvare. Noi non possiamo pensare di giocare da squadra da primo posto. E poi ci sarà il tempo magari di portare la squadra a fare altre cose, ma in questo momento dobbiamo essere molto concreti e pensare veramente solo a noi stessi, che è la cosa più importante. Cretella sarà della partita. Il Sì. modulo. No, il modulo vediamo domani. Abbiamo provato tante cose, ma perché reputo che il calcio sia diversi moduli, cioè i ragazzi devono saper giocare in diverse situazioni, non è che devono essere monotematici, giocare solo su una certa maniera, invece devono anche durante la partita riuscire a cambiare, no? Domenica ci siamo poi messi con quattro attaccanti. O con due centrocampisti, dobbiamo cercare di trovare sempre una soluzione, perché le partite durano veramente, abbiamo giocato 101 minuti, 102 minuti, poi a calcio si è giocato poco, però comunque il tempo è passato. Paolo Franzo Tirreno, comunque sì, è chiaro, ci vuole, come dice lei, insomma, ci vuole testa, ci vuole concentrazione, attenzione a tutto quanto, poi però bisogna anche stare bene in campo, una squadra che
due settimane di lavoro, piano piano ovviamente ci vuole molto di più, ci vorrebbe due settimane. Insomma, abbiamo lavorato con punti, abbiamo giocato anche alcune situazioni dopo alla vigilia di Camorano, parlasti di compattezza di squadra in campo, cosa che è mancata per esempio in certe situazioni come il primo gol, dove abbiamo permesso un'imbucata centrale che non può, non deve sì. succedere. E troviamo una squadra, tra l'altro, che ha la seconda migliore difesa del campionato, quindi prende pochi gol, noi senza Giustarini perdiamo un po' di imprevedibilità in avanti. Quindi, dicevo, tu parli di testa, cuore, vero, tutto vero, però poi c'è anche una parte tattica. No, tattica, certo. Stare in campo in un certo modo. Certo. Dico la verità, abbiamo cercato di lavorare molto su questo in queste due settimane. C'è poco tempo, come ho detto prima, bisogna essere concreti, bisogna cercare di subito limare questi problemi, ma sono problemi che si possono sopperire, bisogna sopperire in questo momento, magari dando altre soluzioni. E domani cercheremo di provare a soffrire un po' meno, ecco. Dobbiamo cercare di soffrire un po' meno in fase difensiva, ma siamo qua per questo. Non è che posso dire da domani non pigliamo più gol, sarei bugiardo. Abbiamo lavorato tanto, come ho detto prima, speriamo di riuscire già a vedere qualcosa di buono domani. Può essere un tipo di partita in cui bisogna avere pazienza senza, come posso dire, magari anche un calcio d'angolo dopo un minuto o rigore dopo tre minuti ti può cambiare la partita, no? Se non, al di là, al mio periodo, questo può essere un tipo di partita che in cui avere calma e vedere, come dire, intanto di star bene, non subire e poi provare a pensare. No, certo, cioè noi giochiamo contro un attacco veramente forte, loro c'è un attacco veramente forte con tante alternative, con tante caratteristiche tutte diverse. Sarà un bel banco di prova, però come dicevi te, può succedere che sia una partita attendista o magari una o loro faranno la partita e noi dovremo difendere, o magari può succedere il contrario. Cioè, io ora non posso dirti che partita sarà. Sicuramente ci sono tante partite, come sempre una partita, no? Perché io credo che anche domenica, noi possiamo parlare solo di domenica perché le altre io non c'ero, e magari per la prossima possiamo parlare di due partite. Reputo che dopo l'1-0 e dopo un paio di situazioni dove comunque eravamo un po' messi male, dopo la squadra secondo me è stata ordinata e ha cercato di, sia chiaro, dopo il vantaggio 2-0 viene più facile per loro, per noi siamo rimasti lì e non abbiamo rischiato tantissimo. È normale che mi piacerebbe vedere la mia difesa che durante una partita rischia il meno possibile, è normale, concedere si concede, però che non... si dice uno sbraghi che non che no, se stai dietro proprio lì che tu le linee messe bene e non c'è solo giro palla sì, però giochiamo contro una squadra che non fa tanti giri palla, cerca sempre i tre attaccanti davanti e là sono bravi a trasformare le azioni. Ci vuole, cioè ogni avversario ha le sue caratteristiche, no? Speriamo solo nell'atteggiamento giusto fin dall'inizio, perché nelle ultime prestazioni, bravo, primo tempo quasi sempre regalata l'avversario. Sì, sì, beh, per quello che posso domani, parlare io di domenica, sì, hai perfettamente ragione. La prima mezz'ora. Questo atteggiamento. Sì, posso dirti che se dobbiamo analizzare la partita di domenica scorsa, che non mi va mai di tornare indietro, però io credo che i primi 9 minuti, 8-9 minuti, comunque è il 10% della partita, la palla abbiamo cercato di gestirla noi. Su una disattenzione abbiamo preso gol, no? Su una cosa clamorosa, cioè non è che è stato un continuo tenerci là e prima o poi ci facevano gol. Secondo me, come ho detto prima, la partita è da analizzare bene, ci sono dei numeri anche da guardare, peccato che non tutti li guardano, però vale il risultato, ho perso 2-1, devo stare zitto, questa settimana qua la squadra si è allenata bene, in silenzio, e pensiamo alla partita di domani, il resto è passato, servono a noi, le cose che sono passate servono per migliorare, basta. Senti, sugli under, ovviamente in Serie D tutti gli allenatori siete condizionati, la scelta dei quattro, sì, no?
tu stai cominciando a conoscere le caratteristiche di tutti. Certo. La scorsa ci hai un po' sorpreso la scelta di Crivellaro in tribuna. Sì. D'altra parte tu li vedi tutta la settimana. No, io Crivellaro lo conosco, sì, io Crivellaro lo conosco da 5 anni. Magari voi non lo sapete, ma lui è partito, faceva l'attaccante, perciò è arrivato fino a giocare esterno basso a destra. Quindi la domanda è, nella, questa, quanto ti condiziona, insomma, la scelta? Ora che no, stai conoscendo bene? Ma non è una condizione, cioè, nella scelta poi non... No, ma io vi spiego anche perché Domenica non ha giocato, cioè sono molto onesto, non nascondo niente, ragazzi, gliel'ho detto. Secondo me in questo momento qua ho due o tre situazioni con due 2004 negli stessi ruoli, lui è un 2002, ho preferito giocare con un rifinitore che era Cesaroni 2002, in panchina vorrei sempre portarmi due 2004 perché non si sa mai cosa succede durante la partita, non è un mio rischio andare con un 2002, un 2003, un 2004 perché tu sai bene, se si fa male dopo un minuto in 2004 e poi magari fisicamente sia Messini che Moscatelli non hanno una durata di 95 minuti, cioè, sai, era già un cambio prestabilito. E purtroppo, se io faccio la conta, quello che in questo momento per la data di nascita e tutto era lui. Mi volevo portare due attaccanti di ruolo in più in panchina ed è successo a lui, ma non perché è stata una bocciatura. E che però, cioè io una rosa ampia, una rosa importante, purtroppo è toccata a lui. Domani o magari nelle prossime 10 giocherà 900 minuti, non può perché è in diffida e mi auguro che possa farlo perché vuol dire che non ha preso una munizione fino all'ultima, però comunque c'è un'ampia scelta e in questo momento questa qui è stata la mia scelta. Domani è un'altra partita, è una settimana in più di lavoro, può succedere qualsiasi cosa. Lui non sarà in tribuna sicuramente perché siamo in 20 e... però non è, cioè, quello che voglio dirti è che non è un problema Crivellaro, anzi, è un buon giocatore che può aiutare la squadra. Mister, prima lei ha parlato, ha detto a proposito dell'attacco forte del Livorno, si può prevedere qualche cambiamento in difesa? Ma abbiamo lavorato per quello, abbiamo lavorato, abbiamo cambiato gli interpreti, abbiamo provato a cambiare qualcosa in più, cioè. Non ho tanto tempo per lavorare, siamo chiari, cioè devo essere, come ho detto prima, fare le cose molto rapide, molto rapide e molto semplici e non creando problemi ai giocatori, perché metterli fuori ruolo potrebbe creare dei problemi. Questa è una partita importante dove, come ho detto prima, chi è della partita sa che ci deve dare e non avrà grossi problemi a stare in campo, ecco. Buongiorno mister, buongiorno. Andrea Colla, Grosseto Sport. Vi volevo chiedere, lei lo conosce il Livorno, volevo sapere se in queste settimane ha capito un po' i suoi punti di vista della squadra. Dei miei o dei loro? No, dei loro. Livorno. No, beh, il Livorno ha tanti giocatori in rosa, ha una rosa veramente ampia. Ha giocatori giovani, vecchi, davanti, dietro. Stanno giocando con questa difesa 3. Sicuramente gira tutto intorno a Luci, che comunque è un giocatore con più esperienza, c'ha più personalità, è un giocatore secondo me fuori categoria. È normale che hanno delle loro caratteristiche molto importanti, perché comunque hanno questi giocatori veramente forti e abbiamo lavorato su queste loro. Poi, come ho detto prima, se prepari tutto bene e poi te la mettono all'incrocio, bravi loro, però dobbiamo cercare di limitarli perché hanno tanti punti forti, ecco. Grazie. Bene.